Grazie, buonasera. Abbiamo appena concluso una riunione con il Presidente del Consiglio, con il Ministro degli Esteri, con il Ministro della Difesa e abbiamo dato il via alla operazione Mare Nostrum, la cui specifica attuazione sarà illustrata adesso dal Ministro Mario Mauro. Io dico qual è il senso. Noi abbiamo tre livelli per affrontare i flussi migratori. Il primo livello è quello estero, di cooperazione internazionale, di cooperazione di polizia, tendente a fare di tutto perché non partano le navi dei mercanti di morte, le navi dei trafficanti di morte. Il secondo livello è il livello del controllo della frontiera, che vogliamo ribadire è una frontiera europea e non è una frontiera italiana. Il terzo livello, superati i primi due, cioè partite le navi e superati i valichi marini, quelli che dovrebbero essere fronteggiati sia da Frontex che dai nostri mezzi militari, c'è il tema dell'accoglienza e del dispiegarsi del dispositivo nazionale, quello che pertiene proprio, che riguarda proprio il nostro Paese. Noi da settimane e mesi diamo il meglio di noi stessi sul livello nazionale, stiamo facendo un discorso molto duro e molto chiaro con l'Europa relativamente sia alla cooperazione internazionale che all'efficace dispiegarsi del sistema Frontex. Questa sera abbiamo puntato l'attenzione sul livello, quello marino, di protezione della frontiera attraverso i nostri mezzi militari. Abbiamo deciso, in onore e in omaggio a questo splendido mare mediterraneo, di chiamare l'operazione Mare Nostrum e adesso do la parola al Ministro della Difesa che spiegherà i contenuti concreti dell'operazione. Sì, l'operazione sarà un'operazione militare e umanitaria condotta nel Mar Mediterraneo meridionale e prevede in concreto il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, che è già presente, ma che noi andiamo a incrementare. Per incrementare che cosa? Il livello di sicurezza della vita umana e il controllo, come ovvio, da coordinamento con il Ministero degli Interni, dei flussi migratori mediante l'impiego di una serie di mezzi e di dispositivi. Alla mia sinistra c'è l'ammiraglio Binelli, che è capo di Stato Maggiore della Difesa, alla mia destra c'è l'ammiraglio Angrisano, che è comandante della Capitaneria di Porto, di quelle realtà, cioè che negli ultimi 10 anni a mare hanno salvato più di 120.000 persone e quindi hanno reso possibile, visto che oggi siamo drammaticamente segnati da coloro che la vita l'hanno perduta, che 120.000 persone la salvassero. Come ci organizzeremo? Fino ad oggi il pattugliamento in alto mare avveniva mediamente con 2 grandi navi. Quando parlo di grandi navi, parlo di navi che hanno un minimo di equipaggio intorno agli 80 uomini, quindi che sono quantomeno dei pattugliatori, in genere dotati anche di un elicottero. Noi arriveremo in questo modo a incrementare notevolmente e per la prima volta utilizzeremo in questo tipo di pattugliamento una unità anfibia tipo Landing Platform Dock, vale a dire una nave anfibia che abbia la capacità di esercitare il comando e controllo, dotata quindi a bordo di elicotteri di lungo raggio, di capacità ospedaliera e sanitaria di primo intervento, di spazi ampi di ricovero per i naufraghi e addirittura di un bacino allagabile che consente di operare con i gommoni di soccorso anche in alto mare. Avremo poi 4 unità navali divise in 2 unità navali tipo fregata, ciascuna che ha imbarcato un elicottero, e 2 unità navali tipo pattugliatore con la possibilità di imbarcare un elicottero ciascuna, e il loro impiego sarà alternato a seconda delle condizioni meteorologiche. Qui è doverosa da parte mia una spiegazione minima su quali navi.
perché in questi 2 o 3 giorni sono fiorite ogni sorta di letteratura sulla nave che poi fa l'intervento in concreto. In realtà quello che deve interessarci è la tipologia delle navi, cioè assodato che nella classe San Giorgio appartengono le unità della Marina che sono unità anfibie, nella classe San Giorgio c'è la San Marco, c'è la San Giusto, ci sono differenti navi, si alterneranno come tutti che sono impegnati in questo lavoro così difficile. Questo avverrà ovviamente per le fregate classe maestrale e avverrà per i pattugliatori. In questi giorni avete imparato a conoscere i nomi del Libra con la comandante Pellegrino, per il caso delle fregate la fregata Espero con il comandante Pirozzi, e ovviamente questo tipo di disponibilità di navi della Marina Militare, che sono navi come nel caso di Espero con 250 uomini di equipaggio, serve appunto per rendere l'area che viene pattugliata più agevole per chi si trova in difficoltà nel mare e più pericolosa invece per quelle navi madri che tanti problemi ci creano arrivando al largo delle coste italiane e di lì rilasciando dei veicoli magari di fortuna che mettono a repentaglio la vita delle persone. Ci saranno poi 2 elicotteri di tipo EH-101 della Marina Militare dotati di strumenti ottici a infrarossi e radar di ricerca di superficie, eventualmente impiegabili anche dall'isola di Lampedusa e o di Pantelleria. 1 velivolo tipo P-180, dotato di una tecnologia particolare che si chiama FLIR, che ha lo scopo appunto della visione notturna, impiegabile all'aeroporto di Lampedusa, 1 unità navale del tipo mototrasporto costiero, come avete visto operare la Tremiti in questi giorni, e 1 velivolo di pattugliamento marittimo tipo Atlantic dell'aeronautica militare che partirà dall'aeroporto di Sigonella. Faremo, come ovvio, anche uso di sistemi a pilotaggio remoto perché la tendenza è avere il massimo della sorveglianza possibile in tutta l'area. Ulteriore apporto viene portato dalle nostre reti radar sia dell'AIS della Marina Militare sia sistema radar delle capitanerie di porto e l'efficace coordinamento, perché io fino ad oggi ovviamente fino ad ora non ho nominato tutto quello che è al di qua delle acque internazionali, che è il consueto lavoro che è fatto con la consueta dedizione e il profondo impegno delle capitanerie di porto, della Guardia di Finanza e dalle unità dei carabinieri piuttosto che degli altri che sono incaricati di questa parte del lavoro. 2 cose importanti riguardano l'aspetto della messa in opera da parte dell'Unione Europea di Eurosur, che è finalmente quel meccanismo varato di recente dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea, che consentirà di fare controllo delle frontiere all'interno delle azioni di Frontex, e quindi noi vogliamo dare un esempio chiaro e forte di come può essere utilizzato quello strumento, muovendoci per primi e muovendoci al limite delle nostre capacità. Che cosa vuol dire in concreto? In concreto vuol dire che il regolamento di Eurosur prevede sostegni agli Stati membri che facciano, con particolare riferimento agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di Eurosur, ai commi credo da 1 a 4, l'impiego e la messa a punto di strategie e di azioni che vadano per l'appunto in quel senso. E il senso è che nell'Unione Europea si gira liberamente perché non ci sono né frontiere né dogane, ma paradossalmente rispetto a realtà come gli Stati Uniti, le frontiere esterne sono invece sotto la sorveglianza e il controllo dei singoli Stati membri. Noi intendiamo sottolineare come le sfide a cui l'Unione Europea è richiamata e sottoposta in questi anni non possono non tener conto della realtà e delle realtà così complesse che ha già descritto il Ministro Alfano. Non aggiungo una parola di più, cedo invece la parola, se lo richiedono, lo ritengono opportuno, all'ammiraglio Binelli e all'ammiraglio Angrisani. Vorrei dire che lei, Ministro, ha già chiarito tutto per quello che riguarda i mezzi che partecipano. Io devo solo sottolineare che è anche nostra intenzione incrementare al massimo
la cooperazione informativa con tutte le amministrazioni dello Stato che concorrono a questa operazione, perché il flusso migratorio cambia in funzione delle situazioni e quindi dobbiamo avere la massima prevenzione e preavviso su quello che può succedere. Quindi è importante orientare questo dispositivo, che non sarà mai impervio al 100%, ma aumenta in maniera decisiva la possibilità di scoprire e quindi poi riportare a chi ha la responsabilità del flusso, della migrazione, le situazioni e poi intervenire in caso di emergenza. Vorrei anche ricordare che le Forze Armate hanno risposto sempre con grande prontezza a qualunque emergenza, ivi compresa quella del disastro di Lampedusa, perché oltre a fare pattugliamento, nave Cassiopea si è nel giro di 6 ore dalla richiesta è arrivata a Lampedusa per trasportare a Porto Empedocle le bare degli sfortunati migranti. Per il resto io direi che se c'è qualche domanda siamo pronti a rispondere. Rafforzato da questa forma di intensità dell'attività di pattugliamento. Già nel passato, nel 91, questa forma di sorveglianza ha dato dei risultati eccezionali in Adriatico. Su un'area vasta di responsabilità italiana, affidata poi anche alle capitanerie di porto, quello che è l'attività a favore di questi disperati ne esce sicuramente rafforzata, intensificata e sicuramente produttiva. Corriere della Sera. Volevo chiedervi se avete fissato un tempo, cioè se una missione, essendo una missione umanitaria, se ha un tempo e se avete un'idea dei costi. Per quello che riguarda il tempo, evidentemente legato anche alle circostanze così come si profilano nel nostro orientamento al contrasto dei fenomeni che originano questa situazione. Mi piace più che altro includere tra due date significative quello che può essere la verifica di come questa missione funziona. Una data è ben prima del Consiglio di ottobre, in cui l'Unione Europea si occuperà al primo punto dell'ordine del giorno di questa vicenda, perché quello è il 24, però per esempio nave San Marco sarà operativa già dal 18 di ottobre, e invece ricordo a tutti che l'entrata in vigore di Eurosur è prevista per il 2 dicembre, ma la parte italiana di Eurosur è già collocata presso uffici del Ministero dell'Interno, dove coordinata nel complesso, mettendo insieme Capitaneria di Porto, Marina Militare, Carabinieri, Guardia di Finanza e altre strutture dedicate, già provvede a che cosa, cioè a cosa risponde Eurosur? Al fatto di dare una qualifica d'impatto alle frontiere dell'Unione Europea. Noi crediamo che le frontiere dell'Italia meridionale per l'Unione Europea siano quelle con il maggiore livello di impatto e che lì vada focalizzato un tipo di intervento di cui noi vogliamo dare un esempio facendo questa missione. Sì, Alessandro Farrugia del Quotidiano Nazionale. Alcune domande. Volevo capire anch'io i costi dell'operazione, se è possibile stimarli. Poi volevo capire come sarà effettuato il coordinamento, quale sarà l'autorità che farà il coordinamento, se in questo dispositivo saranno integrate o meno le forze anche della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza e quante unità. Infine un'ultima domanda, volevo capire come mai si è scelto di non utilizzare i droni dell'aeronautica. Grazie. E diciamo forse le terminologie che ho usato io sono esageratamente tecnico, però i sistemi di pilotaggio remotato sono esattamente quegli oggetti volanti. No, scherzo. Effettivamente si può pensare anche all'utilizzo di sistemi a pilotaggio remotato. L'evocazione del drone normalmente è di un sistema
armato usato per l'antiterrorismo. In realtà l'attuazione in chiave dual use di parecchi dei sistemi riconducibili a nuove tecnologie è ormai applicato e conosciuto da tempo, anche per la meteorologia, per esempio. Aggiungo a questo una considerazione sui costi. Attualmente cosa spendiamo nel sistema attuale, cioè con l'attuale dispositivo? È una cifra che ci aggira intorno a 1,5 milioni al mese, quindi potenziando sicuramente si spenderà di più. Per quello che invece riguarda il coordinamento, ricordo che qui stiamo parlando di una cosa limitata al pattugliamento nelle acque internazionali, per tutto il resto esiste ciò che esisteva prima e comunque tutto questo è coordinato dal Ministero dell'Interno, come è noto. Sono Enrica Agostini di Rai News 24. Signor Ministro, siccome sono già innescate le polemiche, lei parla di 1,5 milioni di costi che probabilmente lieviteranno, quello che tutti si stanno chiedendo, dove saranno prese le coperture? Perché qui c'è il Vicepresidente del Consiglio. Innanzitutto ci sono i bilanci dei rispettivi ministeri. Ci sono i bilanci dei rispettivi ministeri che servono a coprire anche queste cose, quindi non è che stiamo facendo una legge che necessita di una nuova copertura, è a valere sui fondi già previsti dai rispettivi ministeri. Aggiungo che il punto di fondo è: l'Italia rafforza la protezione della frontiera esterna, e questo è il concetto di fondo. E quando si calcolano i costi bisogna anche capire quali sarebbero i costi che il Paese si troverebbe a sostenere in assenza di questa missione. Perché è chiaro che l'effetto di deterrenza fatto da una somma tra il pattugliamento delle acque internazionali, che fa capire a tutti che le navi dei mercanti di morte possono essere intercettate da noi, più l'intervento delle procure della Repubblica, che hanno già in due circostanze, e io ringrazio la Guardia di Finanza, oltre ai magistrati, per il lavoro fatto, hanno in due circostanze sequestrato le navi e arrestato l'equipaggio. Bene, io credo che la somma tra questo pattugliamento che fa capire che possono essere intercettate le navi dei mercanti di morte e l'azione della Guardia di Finanza, della nostra Polizia Giudiziaria, della nostra magistratura tendente ad arrestare i mercanti di morte e sequestrare gli scafi, penso che questa somma, insomma, avrà un effetto deterrente molto significativo per chi pensa di poter impunemente fare traffico di esseri umani. Sì, Grignetti della Stampa. Volevo chiedere, signori Ministri, ma nel momento in cui si salveranno centinaia di persone che stanno per naufragare o comunque alla deriva, le navi dove li porteranno? A Lampedusa o pensate nuove, come dire, ricezioni? Innanzitutto ci sono le regole del diritto internazionale della navigazione. C'è il concetto di porto sicuro, bisognerà capire dove avviene l'ingaggio e quindi è tutto regolato dal diritto internazionale. Non è assolutamente detto che se interviene una nave italiana debba fare tutta la strada fino alle coste italiane per portarle nel porto italiano. Si valuterà in base al luogo dove avviene l'operazione. Messaggero Mercuri. Frontex in tutto questo che fine fa? Cioè il coordinamento tra comando e controllo italiano e l'agenzia europea. Poi un'altra domanda, mi piaceva farla proprio tecnicamente, sul comando e controllo a bordo della San Marco, quindi è così. Quindi il comandante di tutta l'operazione sarà il comandante del San Marco, è corretto? Per quanto riguarda la prima domanda, Frontex continuerà ad operare. Nel frattempo entrerà in vigore il regolamento di Eurosur. Riguardo Frontex, mi fa piacere dirvi che proprio nelle ore scorse si è realizzata una importante operazione, quella a cui alludevo poco fa, e cioè di blocco di una nave madre, arresto di tutto l'equipaggio e
accompagnamento in sicurezza dei migranti. Quindi questa operazione è stata realizzata con l'aiuto decisivo di Frontex ed esattamente con un avvistamento realizzato da un aereo che serviva l'operazione Frontex. Quindi Frontex va potenziato, resta ovviamente in funzione e le operazioni vanno in addizione, in aggiunta, l'una non esclude l'altra. Solo per dire appunto che nell'ottica del nuovo regolamento di Eurosur, siccome il problema è proprio rispondere a alcuni punti interrogativi lasciati dalla gestione di Frontex in tutti questi anni, noi abbiamo una grande opportunità, fornendo questo esempio attraverso questa missione che svolgiamo, di dare contenuto a quella che sarà l'attuazione di quel regolamento. Quindi è, sul modello di tutti i programmi europei, un meccanismo delle buone prassi. Quindi noi ne facciamo a partire da questi giorni qualcuna, una in particolare, che dice in modo molto chiaro che la nostra priorità sopra ogni cosa è la vita umana, e aver denominato Mare Nostrum in questo senso questa azione vuol dire che vogliamo proprio indicare che l'Italia non solo quando cita le responsabilità dell'Europa non vuole scaricare barile, ma si assume maggiormente responsabilità, chiedendo però che si capisca qual è il contenuto della sfida per l'Europa in questa circostanza. Chiedo scusa. No, chiedo scusa a lei. Dunque, per quanto riguarda il comando, è evidente che ci sono vari livelli di comando. In mare c'è bisogno di un'unicità di comando che coordini e controlli tutti i mezzi che sono in quel momento in operazione e pianifichi i giorni futuri. Quindi avrà uno staff, una capacità che sulla nave tipo appunto San Marco, San Giorgio è potenziata sia in termini di scoperta ma soprattutto in termini di comunicazioni e comando e controllo, uno staff adeguato. Il livello superiore, cioè quello di dirigere l'operazione e raccordare tutte le varie unità che si alternano, eccetera, sarà, come è per legge, per la sorveglianza in mare, del Capo di Stato Maggiore della Marina e del Capo di Stato Maggiore della Difesa per quelle che sono l'assegnazione delle forze, delle risorse e la definizione, di concerto con i ministeri competenti, delle regole del gioco, cioè di che cosa fare nelle varie situazioni. Buona prosecuzione di giornata. Grazie.